marchigiano di Osimo in provincia di Ancona, titolare dell'azienda omonima, nata diciamo sulle ceneri dei miei predecessori, mio zio e i miei nonni, nel 1995, fresco di militare. Operiamo in provincia di Ancona, facciamo tutta la linea del contoterzismo, dall'aratura al raccolto, trattamenti, autotrasporti, ci avvaliamo di diverse macchine da raccolta, diversi trattori, di diverse marche. Nel mio piccolo sono un perito agrario, quindi al di là del bagaglio quindi scolastico e dell'esperienza maturata negli anni a fianco degli agricoltori, oggi è inevitabile essere consigliere, amico, quindi agronomo e contoterzista, tutti racchiusi in un unico personaggio, che è il contoterzista. Innovarsi è ad oggi sempre più difficile, ma dall'altra parte sempre più indispensabile. Rimanere fermi al palo e aspettare che qualcuno ti allunghi una mano per darti una mano è impensabile. Quindi rimboccarsi le maniche, ognuno nel suo areale, ognuno nella sua zona, ognuno nella sua azienda, capire dove è giusto andare, qual è la strada giusta da seguire. È indubbio che per la sicurezza, per la qualità del lavoro, per tutto quello che oggi è valore aggiunto su un'azienda, innovarsi è fondamentale. Nel mio caso parliamo di acquisti di due macchine da raccolta ed un trattore di elevata potenza che hanno sostituito macchine che a suo tempo erano valide e erano economicamente sostenibili. Oggi bisogna fare bene due conti prima di muoversi, perché oggi il mercato è spietato. Quindi rimbocchiamoci le maniche, l'agricoltura ha un futuro, ma il futuro prima di tutti siamo noi.